Molto importante, dopo una settimana un po' particolare, diciamo così, con anche le voci iniziali, si crespo, si crespo, no, la squadra è dalla tua parte, insomma, com'è andata questa settimana? No, una settimana dove abbiamo lavorato soprattutto sulla testa del giocatore, per dirci le cose come stanno e quindi abbiamo fatto un'ottima settimana e quindi sono convinto che la squadra farà bene domani e sicuramente per il fatto che non soltanto per quello che andremo a dimostrare, se non perché meritano anche i tifosi che verranno domani allo stadio, che immagino che saranno tanti. Quello che è uscito dal comunicato della società si dice che comunque i giocatori hanno detto di essere tutti contenti, insomma, questa è una cosa che fa piacere sicuramente. Ah beh, ci mancherebbe altro, ma allo stesso tempo manca la società, probabilmente, anzi, senza probabilmente, perché hanno visto il modo nel quale lavoriamo, quello che si sta facendo e che chiaramente il risultato sicuramente ci penalizzano, ma il fatto che noi ci crediamo è anche la dimostrazione chiara all'ora di giocare, come vogliamo giocare e quello che vogliamo fare. È chiaro che non lo possiamo fare per 70 minuti e questa è una cosa che dovremmo sbloccarci. E quindi è una cosa che ci va lavorata, che ci vuole del relativo tempo, ma comincia ad arrivare meno tempo di quello che noi aspettavamo di sbloccarci. Domani arriva il Brescia, una partita qui al Braglia da cercare di vincere assolutamente, visto anche poi le successive due trasferte consecutive. Sì, ma indipendentemente da quello che verrà nel futuro, noi dobbiamo pensare esclusivamente a Brescia e batterli con la consapevolezza che siamo in grado di farlo, e che siamo una squadra che giocando in maniera aggressiva per 90 minuti dà filo da torcere a tutti e può battere chiunque.